Qui vediamo come si forma l'arcobaleno. Innanzitutto, per vedere l'arcobaleno dobbiamo avere il sole alle spalle e di fronte a noi dobbiamo avere molta umidità nell'aria, per esempio come dopo una pioggia o un temporale. Perciò di fronte a noi ci sono tantissime goccioline d'acqua sospese che vengono illuminate dal sole che si trova alle nostre spalle. Nel disegno il sole sta qui a sinistra e manda i suoi raggi, che è luce bianca, cioè formata da tutti i colori appunto dell'arcobaleno. Quando questo raggio di luce incide sulla superficie di una goccia d'acqua e entra all'interno, subisce il fenomeno della dispersione cromatica. Infatti sappiamo che i diversi colori che formano la luce bianca rallentano in modo diverso quando corrono dentro l'acqua. Tutti i colori rallentano, ma il viola è quello che rallenta di più di tutti, e il rosso rallenta invece un po' meno. E in mezzo ci sono poi tutti gli altri colori, il giallo, il verde, l'arancione e così via. Quindi il percorso seguito da un raggio rosso all'interno della goccia è questo: il raggio rosso si riflette internamente alla goccia e poi esce fuori da questo punto e con questa inclinazione. Invece il raggio, per esempio, viola, siccome rallenta di più del rosso, subisce una maggiore rifrazione. Quindi devia di più del rosso, anche lui si riflette internamente alla goccia e poi esce fuori subendo di nuovo una rifrazione più accentuata del rosso. Quindi esce fuori con un angolo più accentuato rispetto all'angolo con cui esce il raggio rosso. Un osservatore che si trova in questa zona, guarda e vede i raggi di vario colore provenire lungo direzioni leggermente diverse. Prolunga all'indietro questi raggi luminosi e perciò vede il raggio rosso provenire dalla parte più esterna dell'arcobaleno, il raggio viola invece dalla parte più interna. Leggiamo le stesse cose scritte qua nel file. La rifrazione è maggiore per il raggio viola perché viene deviato più del raggio rosso, in quanto rallenta di più del raggio rosso. Gli altri colori subiscono deviazioni intermedie, qui non li ho disegnati. Successivamente tutti i raggi si riflettono una volta internamente alla goccia in punti diversi e poi riemergono in aria subendo una seconda rifrazione quando escono. L'occhio dell'osservatore riceve i raggi dei vari colori, eccolo. Il cervello localizza l'immagine virtuale della sorgente di luce proiettando all'indietro i prolungamenti dei raggi e quindi l'occhio vede l'immagine dell'arcobaleno. Questo si chiama arcobaleno primario, dopo vedremo il secondario. Questo è il secondario, e si vede che è formato da una doppia riflessione interna dei raggi di luce, invece il primario era formato da una riflessione interna sola. Vediamo la luce, del sole, luce bianca, incide sulla superficie della goccia, i raggi subiscono rifrazioni diverse in base al loro colore, vengono quindi dispersi, dispersione cromatica. Ciascun raggio segue il suo percorso, naturalmente qui il disegno è molto accentuato, come era accentuato anche quello di prima, non sono così diversi i percorsi dei vari raggi luminosi colorati. Comunque ciascun raggio di ciascun colore subisce doppia riflessione interna, per esempio il raggio rosso viene riflesso qui, viene riflesso qua e finalmente esce. Lo stesso fa il raggio viola, viene riflesso due volte, lo stesso fanno tutti gli altri raggi colorati. Però stavolta il raggio che esce con l'inclinazione più interna, il viola, prima invece era il rosso, non con l'inclinazione più interna, con l'inclinazione più accentuata. Quindi il viola esce più inclinato del rosso, lo vediamo anche qua, il viola è più inclinato del rosso. Prima accadeva il contrario, il rosso era più inclinato del viola in uscita. Quindi adesso l'occhio riceve i colori in ordine invertito. Il rosso meno inclinato, il viola più inclinato rispetto al contrario che accadeva prima. Quindi proiettando all'indietro questi raggi, attraverso i loro prolungamenti, l'occhio vede un arcobaleno però con i colori invertiti. Nell'arcobaleno secondario abbiamo il rosso che è il colore più interno, il viola è il più esterno. Nel primario invece il rosso era il più esterno e il viola è il più interno.